Il XVI e il XVII secolo furono un periodo di grandi esplorazioni e avventure nel mondo. I re e i governanti dell'Europa furono presi dallo spirito di conquista e colonizzazione. Tra gli europei, la Gran Bretagna si distinse come nazione colonizzatrice. Dalle sue spiagge, molte navi partirono verso l'ignoto. Andavano alla ricerca di terre, piccole e grandi, per espandere il proprio territorio e arricchire i propri forzieri. Nel 1607, una colonia inglese fu stabilita nelle Americhe a Jamestown, in Virginia. Questa fu la prima colonia inglese permanente nelle Americhe, ponendo le basi per una nuova superpotenza di lingua inglese. Ma la colonia fu minacciata da maltempo, carestia e malattie. I libri di storia chiamano questo periodo difficile il tempo della fame. La popolazione diminuì da 500 a soli 60 coloni. Mangiavano serpenti, bollivano le scarpe di pelle ed evidenze scientifiche mostrano che alcuni arrivarono al cannibalismo. Decine di persone morirono per la forza della carestia. In risposta alla crisi, in Inghilterra fu organizzata una spedizione di salvataggio. Una nave fu inviata oltre l'Atlantico per portare aiuto e sollievo. Questo vascello di salvataggio portava il necessario per ristabilire e preservare la vita. La nave era carica di cibo e varie provviste. La nave ammiraglia impegnata in questa operazione di salvataggio era chiamata Sea Venture, capitanata dal grande ammiraglio Sir George Somers. Così la Sea Venture salpò il 2 giugno 1609 diretta a Jamestown. Dopo più di 50 giorni di navigazione tranquilla, la nave incontrò un uragano. Molte navi di dimensioni simili erano sopravvissute a tempeste di quel tipo, ma la Sea Venture aveva un difetto critico. Siccome era nuova e a causa della fretta nel partire, le sue assi di legno non avevano avuto il tempo di fissarsi bene tra loro. Il sigillante tra le tavole fu rimosso dall'acqua causando grandi infiltrazioni. La nave imbarcava acqua perché non era stata ben sigillata. Durante quell'emergenza, tutto ciò che non era essenziale fu gettato fuori bordo. I cannoni furono gettati in mare per aumentare il galleggiamento della nave. Non ce n'era più bisogno. La sopravvivenza era tutto ciò che contava. Il giorno dopo, il 25 luglio 1610, l'ammiraglio George Somers avvistò la terra in lontananza. Perciò, per prevenirne l'affondamento, guidò la Sea Venture verso la barriera corallina della Discovery Bay. Tutte le 150 persone a bordo, compreso un cane, arrivarono salvi sulle rive di un'incantevole isola paradisiaca, un'oasi di pace disabitata che non avevano mai visto prima. Un terribile naufragio portò a un paradiso di riposo. I libri di storia ci dicono che dopo 9 mesi dal grembo di quest'isola paradisiaca nacquero 2 navi. Erano state in buona parte costruite con il materiale della Sea Venture. Queste 2 imbarcazioni di salvezza avrebbero poi completato l'operazione di salvataggio. I loro nomi sono un'illustrazione di ciò che Dio può fare partendo dai frantumi della nostra vita. I loro nomi erano Pazienza e Liberazione. Il 10 maggio 1610, Liberazione e Pazienza salparono dalle Bermuda verso Jamestown. Arrivarono sulle rive americane 13 giorni dopo e trovarono i 60 sopravvissuti quasi morti. Tutti salirono a bordo e furono riportati in Inghilterra. Per un miracolo di grazia, tutti arrivarono sani e salvi alle rive della loro patria terrena, portati da Pazienza e Liberazione alla salvezza e al riposo. Sono molte le lezioni che abbiamo imparato da questa storia. Vedete, nella vita affrontiamo molte tempeste che ci tolgono la pace, ostacoli che ci impediscono di raggiungere la nostra destinazione, venti che ci portano fuori rotta e non ci fanno raggiungere i nostri obiettivi, onde che ci colpiscono e ci portano a un naufragio spirituale. Forse è proprio dove ti trovi oggi. Se è così, voglio che tu sappia che un naufragio non deve essere la fine del tuo viaggio, proprio come la Sea Venture fece il naufragio per una tempesta che portò a una grande scoperta. Fu un naufragio in una tempesta che li portò a un paradiso incontaminato. E così, questa esperienza portò alla costruzione di Pazienza e alla nascita di Liberazione. Allo stesso modo, nei naufragi della vita, fatti coraggio e conta le benedizioni ricevute. Nei fallimenti della vita, impara le lezioni che ti renderanno più forte. E ringrazia Dio anche nel naufragio, perché è il mezzo con il quale Dio sta sviluppando pazienza, dentro di noi, che ci permetterà di sopportare ogni tempesta che affronteremo. È il mezzo che Dio sta usando per prepararci per la liberazione finale, quando verrà una seconda volta. Ed è la strada tramite cui ci farà arrivare nel dolce paradiso celeste. Perché Dio è il Dio che porta bellezza, perfino dalla disperazione, e salvezza, perfino dal naufragio. Thank you.
Thank you.